8 settembre, la vergogna e il riscatto. L'8 settembre non muore la patria, crolla lo Stato. Intere divisioni si arrendono a una camionetta di tedeschi. Un professore di filosofia del liceo di Alba, Pietro Chiodi, annota nel suo diario: «Mi si spezza il cuore vedendo gruppi di soldati sospinti come animali dalle SS. La loro destinazione è la Germania. Sono le donne le prime a reagire. Alla caserma Baldocco di Torino, al campo di Vipiteno, all'Accademia di Modena, incitano i soldati a scappare. Si offrono di scortarli al sicuro attraverso le fognature, fanno sparire le divise, procurano abiti civili. Le infermiere del Policlinico di Milano ricoverano di nascosto i fanti che premono ai cancelli». A Roma si firma la resa il 10 settembre, mentre il re è già sulla rotta di Brindisi. A Roma si firma la resa il 10 settembre, mentre il re è già sulla rotta di Brindisi e ancora si spara a Porta San Paolo, dove un gruppo di militari e di civili salva la dignità. Sono granatieri di Sardegna, carabinieri della Legione di Roma, lancieri di Montebello, il primo squadrone del Genova Cavalleria, reparti della divisione Sassari, paracadutisti del 10° Reggimento Arditi. Pertini invita i romani a unirsi alla lotta. Mancano le armi, si disselciano i sanpietrini del piazzale, si alzano barricate con i tram rovesciati. A terra restano 241 caduti. Muore un 18enne del testaccio, Maurizio Ceccati, e il primo civile caduto nella guerra di liberazione. E muore l'azionista Raffaele Persichetti, 28 anni, ufficiale degli artiglieri. Le strade che costeggiano le mura oggi portano il suo nome. E in una casa di via Adda si è riunito per la prima volta il Comitato di Liberazione Nazionale. Ci sono Pietro Nenni per i socialisti, Ugo La Malfa per il Partito d'Azione, Mauro Scocimarro per i comunisti, Alessandro Casati per i liberali. C'è il penultimo presidente del Consiglio dell'Italia prefascista, Ivaone Bonomi. E c'è un cattolico trentino già deputato al Parlamento di Vienna, Alcide De Gasperi. La resistenza in campo aperto non ha alcuna possibilità di successo. Nelle città italiane si evita un bagno di sangue. A Genova i civili disarmano i tedeschi. A Venezia centinaia di persone si riuniscono di fronte al comando di piazza, ma il responsabile, il Duca di Genova, è già fuggito. A Trieste, generale Alberto Ferrero spiega agli antifascisti che i fucili sono chiusi in un magazzino di cui ha perso la chiave. I primi a salire in montagna sono gli alpini, che formano la banda della Valgrana, sopra Cuneo. Altri vanno in Valpesio. Il colonnello Cecchi guida i monarchici della Val Casotto. Il colonnello Ardù comanda a Garessio, assistito dall'industriale del paese Roberto Lepetit. A Lecco il primo comandante dei ribelli è il colonnello Morandi. In Val Brembana guida una brigata il sottotenente di fanteria Gianfranco Maris. I primi partigiani non sono sovversivi, sono militari che non intendono arrendersi. Nel Varesotto il maggiore Giacinto Lazzarini comanda 30 avieri, hanno una radio con cui si mettono in contatto con il comando di Brindisi per tentare di riorganizzare l'esercito italiano in modo da schierarlo con gli alleati. Sul Monte San Martino, sopra Luino, un colonnello dei bersaglieri, Carlo Croce, chiama il suo gruppo 5 giornate.
per legare la lotta di liberazione che sta per cominciare a quella del Risorgimento. Un gruppo di allievi dell'Accademia di Modena sale sulle colline sopra Sassuolo. In Liguria si forma una banda di prigionieri russi, li comanda un tenente degli alpini, Giuseppe Merlo. La resistenza del settembre del 43 è solo un'avanguardia sparuta di quel movimento di popolo che nell'estate del 44 occuperà le valli alpine, si batterà sulle cime dell'Appennino, fonderà 15 repubbliche fragili ma significative da Domodossola ad Alba. Ma è un'avanguardia che rappresenta una preziosa testimonianza di coraggio. In Valpellice ci sono i partigiani valdesi che accolgono gli intellettuali del Partito d'Azione, i magistrati, gli ebrei saliti da Torino. Nel Biellese, zona operaia, prevalgono gli operai comunisti. Salgono in montagna gli aristocratici piemontesi, gli Incisa e i Fracassi di Cherasco, i Blanchi di Roascio e i Travaglini di Dronero. In Friuli le prime formazioni sono organizzate dai parroci. I sacerdoti animano le prime formazioni, pure in Emilia. A Toano, nel Modenese, una squadra guidata da Don Nino Monari libera con le bombe a mano un gruppo di giovani rastrellati dai fascisti. Anche a Brescia prevalgono i cattolici delle Fiamme Verdi, organizzate dall'arciprete di Cividate Don Carlo Comensoli e dal capitano degli alpini Romolo Ragnoli. Entrano nelle Fiamme Verdi anche il gruppo Barnaba di Pian d'Artogne e quello dei fratelli Gerola in Val Trompia. La rappresaglia nazifascista miete vittime in tutta Italia. Lettere di condannati a morte. Il macello degli uomini avviene così. Un giorno, in genere il lunedì, la porta della cella si apre. Il tuo nome viene chiamato. L'impiegato domanda: avete fatto il vostro testamento? E poco dopo non sei più vivo. Così, come pratiche d'ufficio, si trattano le vite umane. E questa forse civiltà? E così, un lunedì dopo l'altro, una settimana dopo l'altra, un mese dopo l'altro, 25 pezzi ogni lunedì. Sì, pezzi. Bertolt Brecht, lode della dialettica. L'ingiustizia oggi cammina con passo sicuro. Gli oppressori si fondano su 10.000 anni. La violenza garantisce. Com'è, così resterà. Nessuna voce risuona, tranne la voce di chi comanda. E sui mercati lo sfruttamento dice alto. Solo ora io comincio. Ma fra gli oppressi molti dicono ora, quel che vogliamo non verrà mai. Chi è ancora vivo non dica mai. Quel che è sicuro non è sicuro. Com'è, così non resterà. Quando chi comanda avrà parlato, parleranno i comandati. Chi osa dire mai? A chi si deve se dura l'oppressione? A noi. A chi si deve se sarà spezzata? Sempre a noi. Sempre a noi. Chi viene abbattuto si alzi. Chi è perduto combatta. Chi ha conosciuto la sua condizione, come lo si potrà fermare? Perché i vinti di oggi sono i vincitori di domani e il mai diventa oggi. Cara mamma, sono stato condannato a morte. Io non sono che una piccola cosa e il mio nome sarà presto dimenticato, ma l'idea, la vita e l'aspirazione che mi pervasero continueranno a vivere. Li incontrerai ovunque, sugli alberi in primavera, negli uomini sul tuo cammino, in un breve e dolce sorriso. Incontrerai ciò che ebbe un valore per me, l'amerai e non mi dimenticherai. Dedichiamo queste ultime poesie alle persone che amano la pace e che si prodigano per cercare di mantenerla. Pace, intesa non come pausa tra un conflitto e l'altro,
ma come capacità di accettare la disuguaglianza naturale degli altri. Capacità di dialogo e di lavoro con gli altri. Capacità di tener sempre presente gli altri che sono con noi. Non verremo alla meta ad uno, ma a due, se ci conosceremo a due, noi ci conosceremo tutti, noi ci ameremo tutti e i figli un giorno rideranno della leggenda nera dove un uomo lacrima in solitudine. Sulle piane e l'orizzonte, sulle ali degli uccelli e il mulino delle ombre, scrivo il tuo nome. Sulla schiuma delle nuvole, sui sudori d'uragano, sulla pioggia spessa e smorta, scrivo il tuo nome. Sui sentieri risvegliati, sulle strade dispiegate, sulle piazze che dilagano, scrivo il tuo nome. Sopra il lume che si accende, sopra il lume che si spegne, sulle mie case raccolte, scrivo il tuo nome. Sopra il frutto schiuso in due, dello specchio e della stanza, sul mio letto guscio vuoto, scrivo il tuo nome. Su ogni carne consentita, sulla fronte dei miei amici, su ogni mano che si tende, scrivo il tuo nome. Sull'assenza che non chiede, sulla nuda solitudine, sui gradini della morte, scrivo il tuo nome. Sul vigore ritornato, sul pericolo svanito, sull'immemore speranza, scrivo il tuo nome. E in virtù di una parola, ricomincio la mia vita. Sono nato per conoscerti, per chiamarti libertà!